Ciao ragazzi, se avete aperto questo video è perché, lo so, come ogni anno state cercando consigli di lettura per regali da fare, probabilmente a voi stessi o ai vostri amici, parenti e conoscenti. Nel secondo caso ci sono due probabilità, sì, che voi abbiate degli amici lettori, e nel suo caso, beh, beati voi, oppure che abbiate delle persone a cui volete far amare la lettura in un modo o nell'altro, ma non siete sicuri dei vostri regali, non siete sicuri dei gusti dei vostri conoscenti, amici, barra familiari, eccetera, eccetera, però volete comunque rischiare con un libro. Beh, nella fattispecie, oltre a guardare i consigli che ho pubblicato l'anno scorso, che sono naturalmente sempre validi, quest'anno volevo focalizzare i miei consigli di regali per le feste natalizie su un tema principale che secondo me è fondamentale da considerare quest'anno ed è un tema che, di cui si parla tantissimo nell'ultimo periodo. Giustamente, ma secondo me non ancora abbastanza. Il tema in questione è la salute mentale. Quindi tutti i consigli che verranno di qui in poi in questo video sono consigli di lettura che riguardano psicologia, self-help e salute mentale. Tutti i libri che naturalmente ho letto nel corso della mia esistenza di lettrice, quindi naturalmente non vi sto consigliando libri a scatola chiusa, né tantomeno con poca consapevolezza di quello che sto consigliando. Se mi sono piaciuti, vuol dire che, lo dico con molta modestia, sono dei libri utili perché io in primo luogo leggo questi libri per aiutare me stessa. E ve lo dico molto candidamente perché, come molti di voi probabilmente, o come molte persone che conoscete, io non posso permettermi lo psicologo. L'ho potuto fare per un certo periodo della mia vita, se volete in un video poi in futuro vi racconto la mia esperienza, ma al momento mi è impossibile e invece mi sarebbe molto utile. Quindi mi sono resa conto col tempo che un modo di aiutare se stessi, quando purtroppo manca l'aiuto, diciamo, di un professionista, è quello di cominciare quantomeno a leggere libri scritti bene, naturalmente, da persone naturalmente competenti, non da fuffa, o comunque libri magari anche leggeri, se per questo, però che comunque ti portino a riflettere su te stesso, a capire il funzionamento della tua mente e quindi a provare quantomeno ad aiutare te stesso nell'attesa di poter trovare un aiuto da un professionista, naturalmente. E notizia degli ultimi giorni che in Italia il bonus per lo psicologo sia stato dato ad una persona su 10 tra i richiedenti, quindi pochissimo sostanzialmente. Quindi io ritengo che una persona debba trovare il modo di aiutarsi con diversi mezzi e questo è il periodo storico giusto per farlo e la lettura in questo ci sostiene sempre, anche in questo, come dire, soprattutto in questo frangente, nell'attesa di poter naturalmente aspirare a qualcosa di più fattizio. Il libro naturalmente non vi risolve i problemi della vita, non vi salva da situazioni e ostacoli, però quantomeno vi può rasserenare e regalare anche degli spunti di riflessione che chissà possono sbloccare qualcosa nella vostra testa o nella testa delle persone che conoscete. Iniziamo con i titoli. Naturalmente vi lascio tutto in info box con i link per l'eventuale acquisto su Amazon. Se acquisterete dai miei link sapete naturalmente che riuscirete a sostenere anche il mio canale, di questo io vi sono naturalmente grata. Primo libro, ne ho parlato in un video specifico che vi lascio qui qualora vogliate approfondire, è naturalmente Il codice dell'anima di James Hillman. Per me è il non plus ultra dei libri da regalare quest'anno. È dedicato a chi ha figli, a chi non ha figli, ma ha dei problemi a capire cosa vuole fare nella vita. Alle persone che si trovano in un momento di impasse, di crisi e che non sanno dove andare a sbattere la testa sostanzialmente, persone che hanno una necessità di rivivere un po' di passione, un po' di gioia nella loro vita e che hanno perso il filo delle loro passioni, magari durante l'infanzia o dopo la scuola, momento notoriamente molto critico della formazione di ciascuno di noi. Con questo libro andate sul sicuro, sia che lo vogliate regalare a voi stessi, e ve lo consiglio perché è per tutti, sia che lo vogliate regalare naturalmente ai vostri amici, parenti, conoscenti, eccetera, eccetera, di qualsiasi età, non vi preoccupate. E non vi preoccupate del fatto naturalmente che il libro sembri un po' accademico, perché invece James Hillman in questo libro ha messo tutto se stesso in una maniera veramente molto, cioè tutte le sue conoscenze in una maniera abbastanza popolare, comprensibile a tutti. Quindi non vi fate spaventare dall'apparente mole un po' snob del libro, in realtà è destinato veramente a tutti. Se col regalo volete essere un po' più sottili, ma comunque andare a regalare una storia che parli di salute mentale, specialmente per quanto riguarda i giovani e la paura della morte e in generale le fobie, ok? Vivere le fobie, che è una problematica che ci ostacola dal fare tantissime cose, io vi consiglio questo romanzo che in realtà ha un profondo strato psicologico,
che si chiama La lista semidefinitiva dei miei peggiori incubi di Crystal Sutherland. Mi è piaciuto tantissimo della storia di questa ragazza che è praticamente confinata in casa assieme alla sua famiglia perché hanno capito che le loro fobie sono paralizzanti e onde evitare di morire, quindi il tema è trattato in maniera abbastanza strana, tra il leggero e il comico, non escono più di casa e non fanno più niente, ma interviene nella vita di questa ragazza un amico, è un po' così tra contrasti e dissapori, che è la sfida a superare giorno dopo giorno tutte le sue paure. E la lista delle paure di questa ragazza è veramente incredibile. Io mi ci sono ritrovata tantissimo in quanto portatrice a mia volta di numerose ansie e fobie che in qualche modo mi bloccano durante la giornata. Questo è un libro molto strano, l'ho letto quest'estate, mi è piaciuto molto e anche se la tecnica individuata all'interno di questo libro non si può considerare prettamente scientifica, ha comunque secondo me un suo margine di valore e si chiama Costellazioni familiari sistemiche di Daniele Ronchi. Cosa succede? Di cosa sono le costellazioni familiari? Sono delle analisi fatte sulla base della vostra composizione familiare, molto molto allargata, cioè non si parla soltanto di genitori e figli, ma si parla anche del rapporto con i nonni, con gli avi dei nonni, con tutte le ramificazioni possibili all'interno della nostra famiglia. E questa teoria sostiene che noi tendiamo a ripetere i nostri errori e i nostri problemi tramandandoli di generazione in generazione, il che, lasciatemelo dire, può non avere un fondamento scientifico, ma io lo vedo praticamente su tutte le persone che conosco. E se pensate un po' alla vostra vita e a quello che è il rapporto con la vostra famiglia di origine o a quella che avete creato successivamente, mi rendo conto che potreste ritrovare effettivamente questo genere di problematiche, potreste ritrovare una serie di problematiche che si ripetono di generazione in generazione. Quello che vi consiglio di questo libro non è tanto l'idea di approcciarvi realmente ad una seduta di costellazione familiare, ci sono delle persone che si occupano proprio di questo a livello lavorativo, di parlare, di creare una specie di metateatro, dove si mettono in atto i propri conflitti, i propri traumi. Questa è una cosa che sta a voi, ai vostri desideri. La cosa che vi consiglio di trarre come elemento positivo di questo libro sono le motivazioni per cui si tramandano le problematiche. Quali sono quei nodi, quei traumi da spezzare che invece noi non riusciamo a spezzare quando tramandiamo le nostre problematiche ai nostri figli o quando le prendiamo dalla nostra famiglia, dai nostri genitori. Quindi secondo me è un libro su cui c'è molto da riflettere. Sono altresì sicura che ci sono libri molto molto più intensi su questo argomento, ma al momento non li ho ancora, come dire, individuati, quindi quando ci arriverò naturalmente parleremo anche di questo. Intanto questo può essere un ottimo regalo per le persone che hanno conflitti con la famiglia. Per quanto riguarda invece problematiche, una problematica tra le più note, ahimè, la depressione, c'è questo libro, Depressione quando non è solo tristezza, di C. D'Agostino, M. Fabi, M. Snyder. Molto interessante perché è un volumetto molto piccolo ma che chiarisce che tipo di depressioni ci sono, non ce n'è una sola, e diciamo in generale in base a quelle che sono le motivazioni di origine della nascita del problema, della malattia, come intervenire e cosa non fare soprattutto. Quindi questo è un manualetto interessante, secondo me da regalare alle persone che dicono no, ma tu pensi di essere triste, in realtà devi soltanto goderti la vita, goderti la giornata, sorridere di più, no, ma ce la puoi fare da solo. E quando avete quel tipo di persona intorno e volete un attimino far capire che il problema è ben più grave di così, probabilmente questo è il regalo giusto. Come consigli valevoli sempre, ma soprattutto per quanto riguarda questo tema, ci sono tutti i libri di Aldo Carotenuto, che è stato uno psicoterapeuta, uno dei più importanti italiani e anche di fama mondiale. Lui ha trattato, cioè ha scritto decine, centinaia di libri, di articoli, quindi naturalmente qui il mio consiglio, si basa un po' su quello che io ho letto, ma se andate a vedere un po' la lista dei suoi libri, vi rendete conto da subito che ci sono tantissime tematiche, quindi avete soltanto l'imbarazzo della scelta nel capire quale tematica volete far leggere alle persone a cui state per fare il regalo. Per quanto mi riguarda, io vi consiglio, perché li ho apprezzati moltissimo, L'anima delle donne, per ovvi motivi, e Il fascino discreto dell'orrore, quindi Psicologia dell'arte e della letteratura fantastica, come potete ben immaginare, due titoli che ho apprezzato molto, ma anche Eros e Pathos, tutto sul collegamento e la riflessione che c'è tra amore e sofferenza, naturalmente, come si evince dal titolo, e Il gioco delle passioni, le dinamiche dei rapporti amorosi, quindi come potete ben immaginare, un elemento importante della riflessione di questo psicoterapeuta è stata proprio la dimensione sentimentale e relazionale, quindi
è un argomento specifico che può fare al caso vostro, qualora abbiate un amico o un'amica che sta soffrendo per amore o che è uscita da una separazione o da una situazione diciamo, in corso non soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Altro argomento che mi sta molto a cuore, facendo parte io stessa di questa categoria, è quella degli introversi, dell'introversione. Cosa ha a che fare con la salute mentale? In parte ha a che fare, perché in questo tipo di società essere introversi è vissuta per lo più come una condanna o come una colpa o come una specie di status da eliminare o da correggere, perché è un po' questo quello che la società impone: velocità, capacità di avere sempre contatti e conoscenze, di stare sempre fra la gente, di parlare, di comunicare, di vendersi sostanzialmente, cosa che gli introversi odiano fare. Tutte queste cose, infatti, io stessa le odio. E i libri sull'introversione sono, secondo me, molto utili da regalare non soltanto all'amico e all'amica introversa, ma alle persone che non capiscono che l'introversione non è affatto una cosa da curare, ma è un modo di essere che può anche oscillare. Non è che un introverso per tutta la vita debba esserlo per forza. Può essere un introverso che talvolta è estroverso o un estroverso che talvolta desidera invece stare un po' per fatti suoi. Fatto sta che vorrei che fosse chiaro che tra le varie problematiche che abbiamo in questa società non è scritto da nessuna parte che noi si debba essere per forza estroversi e ipersociali. Ci sono persone che amano stare da sole, ricaricarsi nella propria solitudine. Questo libro quindi va regalato sia agli introversi che si sentono in colpa, sia agli estroversi che devono finirla, un po' di condannare o giudicare. E ho parecchi titoli in merito. Numero 1. Sono introverso? E allora? Una spiegazione scientifica della mente introversa di Steve Allen. Di Jen Granneman, Le vite segrete degli introversi, uno viaggio all'interno del nostro mondo, naturalmente. Come potete ben immaginare, quando parliamo di vita segreta è molto probabile che questo libro sia proprio consigliato a chi ha degli amici introversi o dei conoscenti o dei familiari, non riesce a capire il perché di questo desiderio di solitudine, di distaccarsi talvolta dalla società. Altro libro veramente bellissimo è di Elaine Aron, Le persone altamente sensibili, come brillare quando il mondo ti soffoca. È veramente un libro che se avete persone che hanno problemi di punta al senso, aprirà loro molte porte, molte finestre nei loro pensieri. E soprattutto, celebre libro è Quiet, Il potere degli introversi in un mondo che non la smette di parlare, di Susan Cain. Questo è veramente un signor libro, quindi assolutamente mi fu consigliato proprio da una persona che alla quale avevo appunto raccontato di sentirmi introversa e abbastanza a disagio in situazioni sociali molto affollate, quindi decisamente come io ho ricevuto questo consiglio, così lo invio a voi. Nonostante la persona di cui sto per presentarvi alcuni libri abbia una fama non bellissima, c'è chi lo odia, chi lo ama, anche per motivazioni recenti, perché l'ho visto litigare con una famosa femminista, che io apprezzo, che è Michela Murgia. Volevo appunto consigliarvi i libri di Raffaele Morelli. Considerate che nei libri lui è molto diverso da come compare in TV, o forse il fatto di mettersi a scrivere quelle che sono le sue esperienze con i suoi pazienti, le sue pazienti, perché molte sono soprattutto donne, lo rende molto analitico e per quanto mi riguarda io con i suoi libri mi sono trovata molto bene e ne ho apprezzati parecchi. Quindi di Raffaele Morelli io vi consiglio assolutamente Venirne fuori quando ti senti senza via di uscita, che insomma il titolo si spiega da sé, e soprattutto Non siamo nati per soffrire, Le piccole cose che cambiano la vita, e soprattutto Segui il tuo destino, come riconoscere se sei sulla strada giusta. Morelli a sua volta fan studioso più che altro, credo, di Hillman, quindi ho ritrovato, mi è piaciuto questo libro anche perché ho ritrovato in alcune delle sue opinioni, in alcune delle sue analisi, parte di quello che viene raccontato nel libro del codice dell'anima. Insomma, naturalmente se ci si ispira a un determinato tipo di terapia, a un determinato tipo di percorso psicologico, non si può fare a meno di fare riferimento ai grandi della psicologia. C'è un altro autore di cui consiglio tantissimo libri e letture, che non è però prettamente uno psicologo, anzi non lo è affatto, è più che altro filologo, studioso di religioni e anche noto traduttore di alcuni romanzi russi tra i più famosi. Credo proprio la copia di uno dell'Idiota, se non erro, è tradotta da questo personaggio che io ammiro tantissimo, pur nelle sue contraddizioni, ed è Igor Sibaldi. Di lui ho letto tantissimi libri e continuo a farlo perché comunque sforna libri con una velocità allucinante, e quelli che assolutamente consiglio sono Eterno Amore, che in parte è anche una storia autobiografica, e Resuscitare.
tutti lì, naturalmente tenete in conto che questi libri di Igor Sibaldi hanno dei titoli, diciamo, che apparentemente potrebbero trarre in inganno. Ma vi ricordo che chi parla qui e chi vi consiglia libri è una persona atea, quindi se sono riuscita a leggere ed affrontare questi libri è perché lo stesso Igor Sibaldi tiene sempre in considerazione il fatto che le persone possano essere religiose o non credenti. Per lui non fa differenza, le sue teorie sulla vita, sulla percezione della vita, della realtà e il desiderio di uscire dai limiti di una vita imposta e costretta non fanno mai riferimento a una questione puramente teologica. Anche se lui è studioso di religione, questo fa sì che lui possa riuscire ad analizzare determinate tematiche sulla vita umana, però sfruttando tutte le suggestioni di tutti gli studi che ha fatto. Questo è il motivo per cui utilizza una terminologia di un certo tipo nei titoli dei suoi libri. Poi li andate a leggere e capite perché. Lo spiega. Quindi resuscitare naturalmente. E ci sarebbe anche il coraggio di essere idiota, la felicità secondo Dostoevsky, ve lo metto perché comunque parla di felicità e di star bene e di raggiungere i propri obiettivi, quindi naturalmente per ovvi motivi non posso non consigliarvi questo libro. Al di là del deserto, che cos'è la metafisica e come adoperarla, e Eros e amore, bellissimo, davvero un libro, uno dei più belli secondo me che ha scritto. Quello che ho letto più di recente, L'arca dei nuovi maestri, Crescere con gli spiriti guida, anche qui non vi fate ingannare dai titoli. Sarà tutto spiegato all'interno dei libri. Fidatevi che i suoi libri sono dei viaggi veri e propri e la teoria del tutto raccontata da te. E soprattutto, ultimo libro, questo per chi già dovesse conoscere Igor Sibaldi e volesse completare la lettura di quelli che sono i suoi, secondo me, libri più importanti, è Vocabolario, Le parole dei mondi più grandi, che è quello che sto leggendo in questo momento e che mi sta piacendo tantissimo. Sono quasi alla fine, quindi già mi sento tranquillamente di poterlo consigliare. Se vi interessa approcciarvi allo studio della mente da un punto di vista più, diciamo, tecnico, per capire come e perché certe cose avvengono nella nostra vita, vi consiglio La mente che vaga di Michael Corballis. Cosa fa il cervello quando siamo distratti? Quindi come approcciarsi a una cosa che naturalmente succede a tutti noi, ma che per molti può anche rappresentare un problema, specialmente nell'ambito lavorativo. Restando in tema amore, vi consiglio questo titolo meraviglioso, che però è quasi introvabile. Perché ce lo consigli? Perché probabilmente è più facile trovarlo nei mercatini o all'usato. Spulciate bene, e si chiama Innamoramento e amore di Francesco Alberoni. Direi che la descrizione che lui fa dei due stati d'animo, quindi dividendoli, chiarendo che sono due cose completamente diverse, è quanto di più realistico io abbia mai letto sul tema, quindi con buona pace di chi pensa che l'amore sia eterno, che l'innamoramento sia chissà quale colpo di fulmine, incontro di anime, in realtà lui mette l'accento su come questi due stati d'animo siano veramente due tra le emozioni più instabili che noi possiamo sperimentare nella nostra vita e ne analizza naturalmente le dinamiche in maniera anche molto, molto onesta. Il tema del prossimo consiglio è un tema molto spinoso di cui tutti hanno paura e tutti quanti temono di parlarne, ma in realtà andrebbe fatto perché è, come dire, lo vedo sempre più ricorrente all'interno della nostra società e soprattutto nelle frange più giovanili. Ragazze e ragazzi più giovani, ed è naturalmente, come avrete potuto intuire, il suicidio. Trovo che sia una delle tematiche legate alla salute mentale più banalizzate dai telegiornali, dai giornali, dai mass media in generale. Sicuramente, come vi ho detto, non è un tema facile di cui parlare, e magari chi tra di noi ha pensato di fare una cosa del genere una volta nella vita si vergogna a dirlo, quindi magari ci sono molte più persone che ci hanno pensato e ancora ci pensano. E voi non lo sapete e non lo sospettate. E la cosa che a me più pesa di tutto questo è trovarmi nella condizione di una persona che ha paura di non accorgersi che qualcun altro stia per fare una cosa del genere. Io non ho mai pensato a questa eventualità, anche quando ho sfiorato dei momenti bassi, e per questo sono terrorizzata al pensiero di non riuscire a capire negli occhi di una persona che conosco, di non riuscire a intravedere un dolore così cieco e così vuoto che porta all'annullamento totale. Quindi cerco tantissimi libri sul tema e nonostante tutto mi rendo conto che più leggo e meno ne so. Comunque, tra questi libri, nella fattispecie, c'è Le dimensioni del vuoto, I giovani e il suicidio di Paolo Crepè e naturalmente sempre di James Hillman, e di questo vi ho parlato in un video di cui vi lascio qua il link tempo fa. Il suicidio e l'anima. È probabile che possa esserci qualcuno di voi che ha il sospetto che una cosa del genere stia passando nella mente di qualcuno. Non sono sicura che
regalare questo libro sia la cosa giusta, però potete regalarlo a voi stessi per cercare di capire cosa sta passando, magari la persona di cui temete, che tipo di pensieri possa avere e quale possa essere la strategia anche utile per poter stare a fianco ad una persona che sta passando un periodo di crisi così forte. Sempre restando in ambito tecnico, questo più per l'affascinazione del funzionamento del cervello, vi consiglio un qualsiasi libro di Oliver Sacks. È stato un neuropsichiatra molto famoso, morto tra l'altro di tumore al cervello, quindi inquietante tutto ciò. Vabbè, lui ha scritto dei libri incredibili di divulgazione scientifica destinati a un pubblico di lettori, quindi con i suoi libri andate sul sicuro che saranno sicuramente dei regali apprezzati. C'è Musicofilia per gli appassionati della musica, in cui lui analizza storie di pazienti che hanno imparato a sentire la musica senza mai averla studiata a seguito di danni cerebrali. C'è Risvegli. E che anche questo è veramente uno dei suoi, diciamo, best seller, e soprattutto c'è L'uomo che scambia sua moglie per un cappello, che fa riferimento con una serie di racconti a una serie di pazienti che a seguito di danni cerebrali vivevano delle situazioni paradossali all'interno della loro quotidianità, tra cui appunto quella da cui prende il titolo questa raccolta di vicende, questo signore che dopo un danno cerebrale, quando guardava sua moglie, in realtà vedeva fisicamente un cappello, non riusciva più a vedere l'immagine di questa persona. Naturalmente i suoi racconti hanno quasi un che di magico e di miracoloso, ma sono tutte quante situazioni e vicende che lui ha studiato personalmente, della casistica che lui ha studiato personalmente nella sua lunga carriera, e quindi ti aprono anche le porte a quello che è il mistero del funzionamento del cervello con dei racconti di situazioni che non ti immagineresti mai. Per questo, secondo me, sono ottimi questi libri sia da leggere che da regalare. Se volete poi regalare quello che secondo me è un viaggio incredibile nella mente di uno dei più grandi studiosi della mente, a torto o ragione, anche se criticato e ormai sorpassato, per me sarà sempre un mito, e potete regalare Memorie, sogni e riflessioni di Jung, che è praticamente una specie di diario personale in cui lui annota non soltanto tutte le sue esperienze professionali, esperienze con i suoi colleghi, anche quella negativa con Freud, ma soprattutto annota tutte le delle visioni, sogni, tutte le riflessioni che lui ha fatto in merito al funzionamento del cervello, che lui traeva prevalentemente dalla sua vita, dalla capacità che aveva di analizzare la vita da un punto di vista assolutamente non conforme. A volte criticato, specialmente dalle persone più razionali. Per quanto mi riguarda, però, è un libro incredibile che io ho apprezzato tantissimo, anche perché lui si discosta qui da quelle che sono le sue teorie, che potete trovare naturalmente negli altri suoi scritti, e si concentra molto sulla sua vita, di cui ero assolutamente curiosa. Quindi, se sapete che avete appunto un amico appassionato di queste tematiche, c'è la probabilità che possa non aver letto questo libro, allora andate sul sicuro. In questa carrellata di libri non posso non inserire tutti gli scritti di Matt Haig, tra i quali vi consiglio due in particolare, Notes on a Nervous Planet, che credo sia stato tradotto Note di un pianeta nervoso. Vabbè, mi metto tutto in info box, qui è la copertina in italiano di riferimento. L'altro libro è How to Stop Time, Come fermare il tempo, Reasons to Stay Alive, avevo detto due ma in realtà sono quattro. E l'ultimo bellissimo, The Midnight Library, che a me è piaciuto tantissimo. Anche qui con The Midnight Library si torna al tema di cui vi parlavamo sopra, cioè quello del suicidio. Consiglio i libri di Matt Haig perché sono molto semplici da leggere e perché lo stesso scrittore, egli stesso sta passando un lungo periodo di sofferenza a causa della depressione. Quindi qual miglior libro da leggere per chi ha o sta vivendo un periodo nero che è un libro scritto da una persona che sa di cosa sta parlando. Per questo io trovo che i suoi libri siano sempre molto semplici, per qualcuno forse possono essere banali, ma nella loro semplicità sanno dare una chiave di lettura della sofferenza mentale, non irrilevante. Ecco, io non li scarterei a prescindere solo perché sono dei libri molto semplici. Spero che la lista sia stata sufficientemente esaustiva. Qualora vogliate delle informazioni in più sui libri di cui vi ho parlato, o vogliate provare a chiedermi di qualche altro tema, fatemi sapere naturalmente nei commenti perché vedo se riesco a recuperare qualche altro consiglio. Basandomi sugli ingressi di Goodreads, purtroppo, mi baso su una finestra temporale precisa. Precedentemente a Goodreads avevo letto altre cose, quindi naturalmente i libri mi vengono in mente e non mi vengono in mente.
ma quando uscirà questo video sarò già a Bari, quindi probabilmente potrò andare a consultare i miei libri letti alla fonte per vedere se c'è qualcos'altro che posso aggiungere a questa lista. Comunque, mi raccomando, lasciate tutto nei commenti. Fatemi sapere se i miei consigli vi sono stati utili in qualche modo, se deciderete di regalarli. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!